Partiamo da che cosa accade stasera, dei mesi scolpiti, di cosa parliamo, che cosa vedremo, come c'entra la musica. Guarda, allora, Messie Carloni qui, che è un eminente studioso di porticati vetusti, ha fatto una bellissima tesi a suo tempo sui mesi nella scultura medievale, nonché nella pittura anche. E allora ha giustamente pensato, una volta tanto, di rendere efficace il lavoro universitario, che questa credo che sia una maniera più giusta anche per questo tipo di lavori, di specializzazione, cioè trasformarlo in uno spettacolo. Il racconto che viene fatto in genere per studiosi si può invece fare ampiamente per una popolazione, anche perché insomma la Chiesa alle spalle, la presenza in Fossombrone di una serie di, no, di reperti comunque nobili, permettono questa associazione sull'arte antica, sull'arte del raccontare il tempo. Dice Zugno, io seguo lo grano, delle cerese m'empio la mano, seguo lo feno, de suzzo lo piano e coglio l'agresto per farne savore. E voilà. Dice Luglio, io faccio i meluni, batto lo frumento con grossi bastuni, fazzo me chiozere, cuocere dei buoni caponi, spogliomi in camicia per grande calore. Quindi è l'ascita della moda anche, tutto sommato. La cosa che fa piacere in questi festival, che sono delle occasioni per me almeno, di fare o sperimentare dei materiali inediti, cioè è meglio in questi festival fare cose come quella di stasera, che nascono qui, che magari chissà che destino avranno, gli auguro lungo, ma comunque è importante avere questi spazi per provare a vedere che effetto fanno queste cose. Disse Settembre, io coglio le fighi e l'uva vendemio e strego le opte e manzo di buoni caponi e bevo del mosto. Caponi si tornano. Dice Ottobre e spino lo vino, vago cercando qual è il più fino, vendo quello che ha rio savore e per me bevo lo migliore. C'è già a Ottobre, si va già verso il Rinascimento. Dice Novembre, io nome so lodare, colgo le ghiande per i porci ingrassare e mangio de buone carne e bevo de vin dolce perché non fa male. Dice Dicembre, son lotale, faccio ghiacciare ogni canale, uccido i porci e mettogli in sale, faccio salsicce d'ogni razzone. Io avevo da sempre pensato che un racconto così originale come quello dei mesi scolpiti nell'arte medievale non potesse rimanere solamente appannaggio di, insomma, di Portani, ma dovesse essere in qualche modo raccontato. Voi immaginate che nel XII e XIII secolo ogni chiesa, ogni abbazia, ogni pieve, le sculture che aveva all'interno parlavano di Dio, di Cristo, dei Santi. Poi a un certo punto compare su questi capolavori architettonici un tema nuovo, un tema originale, che è quello appunto della figurazione dei 12 mesi, perché a farle da rappresentanti sono degli umili contadini, dei personaggi della vita rurale, contadina. Quindi c'è un ingresso dell'uomo a piedi pari all'interno delle più grandi pieve e cattedrali. Immaginatevi come dei viandanti pellegrini che con fervore religioso e curiosità state girando l'Italia da nord a sud, da Milano a Cremona, da Mantova a Parma, poi Modena, Arezzo, Lucca, Pisa, Perugia, poi giù Benevento, Bari, Otranto, fino a Monreale in Sicilia. E come ogni buon viandante che si rispetti, vi fermate ad ammirare i capolavori architettonici dell'arte sacra, che sono soprattutto nel Medioevo dei veri e propri paradigmi educativi. Le chiese, i battisteri, le cattedrali, le abbazie, le pievi. Questo tema fortunatamente aveva, e David lo ha ricordato, una grande tradizione letteraria, una tradizione che parte da Esiodo e arriva fino a Volponi, noi ne abbiamo selezionati alcuni. Quindi c'erano tutti gli ingredienti per poterla raccontare in maniera scenica, questa particolare storia che magari molti non conoscono e che da stasera possono conoscere e possono riconoscersi.
Subito, e lo si nota, la caratteristica più sorprendente che ancora ci affascina è che ogni mese è rappresentato attraverso un'azione compiuta dall'uomo, un'azione della vita reale medievale, per lo più ripresa dall'attività economica predominante di quel tempo, ovvero l'attività agricola e contadina. Il tempo è scandito dal lavoro dell'uomo rurale. Chi resta può andare all'osteria, scendere la strada di casa, vedere le prime stelle veloci nel cielo più largo e nero e sentire strappate le voci dal gioco della morra. Com'è vecchio questo stare insieme, l'uno sull'altro, e bere, parlare delle cose che tutti sanno, contare i giorni dell'anno, le sere, di un calendario le cui figure sono quelle di un tempo vano, lontano, mai apparso. Profuma il vino sparso e consola tornando a casa. La notte selvatica ha sempre un segno che ci aiuta, sempre per i sentieri una cagna che le stelle fiuta tra le orme umide di ieri. Poi nelle stalle i cavalli calpestano la luna e nei piani di sopra viaggia la famiglia che dorme. Sì, devo dire che ogni anno c'è una nuova emozione, perché ci sono grandi artisti che vengono a Fossombrone. Davide Riondino ormai è un affezionato ed è un amico di Fossombrone, del nostro festival, ma comunque è sempre molto stimolante. Siamo arrivati a 14 edizioni, quindi il momento, come dire, è sempre più impegnativo, ma di grande soddisfazione. Il pubblico ci onora con una folta presenza, che credo che sia la maggior, come dire, gioia che si può dare a chi promuove queste iniziative. Viene gennaio, silenzioso e lieve, un fiume addormentato tra le cui rive giace come neve il mio corpo malato, il mio corpo malato. Sono distese lungo la pianura, bianche file di campi, son come amanti dopo l'avventura, neri alberi stanchi, neri alberi stanchi. Viene febbraio, il mondo è a capo chino, ma nei conviti in piazza lascia i dolori e vesti d'Arlecchino, il carnevale impazza, il carnevale impazza. L'inverno è lungo ancora, ma nel cuore appare la speranza nei primi giorni di malato sole. La primavera danza, la primavera danza. Cantando marzo porta le sue piogge, la nebbia squarcia il velo, porta la neve sciolta nelle rocce, il canto del disgelo, il canto del disgelo. Riempi il bicchiere con l'inverno butta, la penitenza vana, l'ala del tempo batte troppo in fretta, la guardia è già lontana, la guardia è già lontana. O giorni o mesi che andate sempre via, sempre simili a voi è questa vita mia, diverso tutti gli anni e tutti gli anni uguale, la mano dei tarocchi che non sai mai giocare, che non sai mai giocare. Bene, io vi ricordo sabato 18 luglio alle 21.30, Elio Germano e Teo Teardo in viaggio al termine della notte, ma vi invito già per sabato 25 luglio alle 21.30 con Alessio Boni, il canto degli esclusi per Alda Merini. Credo che questo festival abbia iniziato nel migliore dei modi, proseguiremo altrettanto bene. Grazie a tutti e buona serata. Arrivederci, buonanotte. Grazie.